Buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega. Visto che ha avuto molto interesse l'argomento del dipolo per la banda dei 27 MHz, degli 11 metri, vediamo un po' di realizzare un'antenna un pochettino più performante, sempre molto molto semplice nella realizzazione, una delta loop. Un po' di teoria, costruzione e prova. 73. Dunque, sempre utilizzando radio utilitario, metterò il link come al solito in descrizione. Selezioniamo la voce antenne, antenna delta loop, e abbiamo una schermata molto molto semplice da compilare. Mi chiede la frequenza di lavoro in megahertz, indichiamo 27.205, ok, e mi vengono rappresentate le dimensioni degli elementi che costituiscono l'antenna. Quindi sostanzialmente la delta loop è un triangolo equilatero, quindi con tre lati uguali, geometria di base. Lato corrispondente a 3,64 m, quindi avremo due lati di 3,64 m, il terzo anch'esso complessivamente di 3,64 m, però avremo a 2,73 m il punto di alimentazione. A dire il vero, noi possiamo avere anche l'alimentazione a uno dei vertici, e in funzione del punto di alimentazione e del posizionamento dell'antenna, ovvero con vertice verso l'alto o vertice verso il basso, andremo anche a modificare la polarizzazione dell'antenna. La caratteristica della delta loop è che ha un'impedenza caratteristica attorno a circa 100 ohm. Ora abbiamo una linea di alimentazione, un apparato radio a 50 ohm, servirebbe un adattamento di impedenza, anzi serve un adattamento di impedenza. A meno che non si realizzi una delta loop con un angolo particolarmente stretto, e in questo caso l'impedenza è 50 ohm. Comunque, nel caso classico, cioè angoli di 60 gradi del triangolo, serve un adattamento di impedenza che può essere realizzato o con un balun 2-1 oppure con uno spezzone di cavo coassiale a 75 ohm, cioè il classico cavo TV. In questo caso, per la frequenza in esame, della lunghezza di 1,86 m, da cui poi partirà il cavo a 50 ohm in collegamento all'apparato radio, oppure un connettore, che so, un PL femmina, a cui andremo a connettere il nostro coassiale, un RG58, va benissimo per una tratta corta, che a sua volta sarà connesso all'apparato radio. Dunque, allora, io mi sono portato avanti col lavoro perché è veramente una cosa banale la realizzazione della delta loop. Questo spezzone di cavo coassiale bianco a cavo TV, il classico cavo TV, ha impedenza 75 ohm ed ha una lunghezza di 1,86 m, se non ricordo male. Comunque poi vi indicherò tutto il dimensionamento. Per semplicità io ho connesso un PL femmina, materiale di recupero, non si butta via mai niente. All'altro capo del cavo coassiale ho un mammut da cui si dipartono i due elementi, cioè l'elemento che va a costituire il triangolo della delta loop. L'elemento, vedendo un po' questo groviglio di cavi, ok, ad ogni vertice viene applicata una fascetta, un piccolo anello sul cavo elettrico a cui si connette un cordino che andrà a fissare i vertici dell'antenna. Nel dimensionamento dell'antenna, per esperienza, io vi consiglio di prendere a riferimento della lunghezza del lato non tanto questo punto
dell'estremità dell'anellino a cui si fissa il cordino, ma il punto in cui l'anellino si chiude, cioè dove viene fissata la fascetta da elettricista di chiusura. Diciamo che questa parte, essendo molto vicina e serrata, va a costituire un elemento unico per quanto riguarda il comportamento elettrico dell'antenna. Quindi il dimensionamento dell'antenna fa riferimento a questo punto e non a questo più estremo. Sarebbe un errore veramente minimo. La delta loop ha una larghezza di banda veramente notevole. Questa è una delta loop realizzata per la frequenza di 27.205, ma come vedremo in seguito si comporta egregiamente anche a 27.305. Roba da professionisti del DX nella banda degli 11 metri. Dunque, ok, verifichiamo il funzionamento del sistema di adattamento di impedenza. Abbiamo il nostro cavo coassiale, alla cui estremità invece che l'antenna abbiamo connesso un sistema di resistenze con un valore di circa 100 ohm, circa 102 ohm, resistenze non induttive. E poi sempre con il nostro nano VNA. E se qualcosa si vede, spero di sì. Qualcosina si vede. Vediamo che l'impedenza è 52.5 ohm alla frequenza di 27.200. Dunque, ok, per provare un'antenna sulla banda degli 11 metri bisogna andare dai professionisti. Degli 11 metri. Diamo la parola, appunto, degli 11 metri a Italia Radio 2. 1 Radio 2. 1 Radio 2. 5x7, oh, thanks you very much. You go, yeah, 5x5 in my portable station. I am in the garden with antenna homemade, So we try again to discontact my friends. I am 1 Radio 2, personal name Graziano. Graziano from Parma, Italy. What part of England you are, my friend? Back to you. We're in the southeast part of UK, 33 kilometres east of the capital city, London, in the county of Kent. That's Kilo, Echo, November, Tango. Kent is the county. The QTH, 33 kilometres east of London. Got the other? Okay, I understood. Very good, my friends. And I want to tell you my personal name. Is Graziano, like a Golf, Romeo, Alpha, Zulu, India, Alpha, November, Oscar, Graziano. Can you tell me your personal name, please? Yeah, register, no problem. The personal one we sent would be Bond, spelling Bravo, Alpha, Romeo, November. Bond is the personal, over. Okay, Mr. Bond. My call sign is 1 Radio 2, 1 Radio 2, and my country, Parma, Italy. Okay, Mr. Barna, go ahead. No problem, sir. So I just turned my antenna a little round towards Italy, so my signal should be a little better now. Is that a copy of it? Yeah, I do copy you. I want you to take a... say to you, my antenna is homemade. I am in the garden now, to talking with you in the garden with antenna homemade. One is a delta loop. Okay, my friends.
One radio two portable calling. One radio two portable. One radio two portable. Copy, Manchester. Yes, Manchester. Nice and clear. You 5x9. Very good copy. I'm in the garden with a homemade antenna, and I'm working QRP. Okay, my friend from Manchester. Back to you. Can you knock it? One channel up. One channel up. 10-4. Yeah, 10-4 is fine. 159, do you copy QRP station? QRP station portable. QRP station portable. Give me Roger. 26 Division standing by. 26 Division, a portable station. Portable station, do you copy? I am portable station, do you copy? Copy, copy, my sergeant. 26, Alpha Whiskey, 02. Okay, 26 Division, I'm portable. I'm in the garden. QRP station from Italy. I'm from Italy in the garden. QRP station, my friend, 26 Division. Back to you. Okay, my friend, 26 Alpha Whiskey, 02, East Coast, United Kingdom. Okay, my friends, what's your personal name? What's your personal name, my friend? Okay, my friend, our operator name, Des. Delta, Echo, Sierra, Des is my name, my friend. Back to you. Okay, Mr. Des. My name is Graziano. Graziano, Golf Romeo Alpha, Zulu, India, Alpha, November, Oscar. Graziano, I'm leaving the province of Parma. Okay, my friend, very good. You're in your garden, Very good signal from you, my friend. About signal 8-9. A nice radio 5 there. Oh, thank you very much, Das. I'm sorry, I don't have any pen for writing your call sign. But I've got a friend of mine. You are in the video. We make a video now. About UK station, do you copy QRP station? QRP station, QRP station portable. Do you copy? Okay, station, standby, standby. QRP station, QRP. I certainly do have a copy on you. Hello, I come back to the QRP. Yes, my friend, I am in the garden in Italy, in my garden with a portable. Portable station, just in the my garden. You are 5x9. I am outside in my home with my home antenna. Ah, okay. I do Roger, home Roger. Antenna. You are 5x9. My call sign is one radio two. One radio two. Graziano, Italy. I'm working just with 8 whiskey portable. Back to you. Okay, one radio two. Da dove cazzo parla? Ok, Inghilterra. Ah, yes. My friend here. Avanti, hola, hola, te escucho, avanti. Ok, estoy aquí haciendo una prueba. Por el norte de España, USL. Norte de España, un canal arriba, por favor. Un canal arriba. Animal Station, Vamos a ver España, si va copiando Italia. Italia te escucha, adelante. Ok, USL, para el norte de Italia. 5-9, tu reporte acá, como una bomba, USL. Sí, te voy diciendo que... Son QRP, solamente una potencia de 8 vatios con una antena Delta Loop, construcción casera del mi amigo Alessandro que está aquí. Está poco vatios, hombre, tenemos poco vatios, adelante. Okay, la Delta Loop está funcionando de maravilla. Felicitaciones, ¿cuál es tu nombre? El mío Álvaro, mi nombre Álvaro. Ok, Álvaro, y mi nombre es Graziano, Graziano y... También Alessandro está, y mi hermano para aquí, ¿eh? Ok, Álvaro, 9+10 y radio estereofónico, muy, muy bien. Y mi indicativo, primero radio 2, operatore Graziano, Álvaro, adelante. Mi primero radio 2, operatore Graziano. Gracias de contacto, muy obligado. Y te mandaré, Alessandro mandaré el video. Tramite posta elettronica. Muchas gracias, hasta la prossima, caro Alvaro. Aquí Primo Radio 2, Graziano, saluto, chaito.
Thank you very much, Paul. Thank you for me and give me answer to my call. Enjoy yourself. 73. God bless you. Ciao. Beh, direi che sì, funziona. In qualche modo funziona. Facciamo oltreoceano. Ma certamente. Guiano francese. No, lo conosco queste Said, gira l'antenna. No, va bene qui. Allora Said, donnez-moi je si va écouter l'Italie, le tuo amico Graziano Italie. Allora Said, pour Radio 2 Italie, Radio 2 Italie che appelle. E ma sarà difficile che mi senti. Questo trovate dalla Guyana, è un mio amico, su lo sento sempre. Said si chiama. Come si chiama? Said, 22. Sì, ma nella Guyana francese ci saranno anche le prigioni, eh. Ci sarà tutto. Sì, sì, grazie Antonio, grazie mille Antonio. Per la chiamata, per il collegamento. Saluti, 599. Adesso vado su. No, vai così, facciamogli onesti. Bene, ok, a te presto, grazie mille Antonio, un abbraccio, a buon finale di settimana. E grazie mille di mais per il collegamento e a te presto. Primo Romeo papà si era 05 Antonio, provincia di Lecce, 22 Romeo Ciao 102. Ciao Antonio, grazie. Allora Said, Radio 2, Said, Radio 2 Italia t'appelle. QRP Said, Radio 2 in QRP. Attention Said pour Radio 2 Italia qui t'appelle Said. Allora Said pour Radio 2, QRP, Said. Radio 2 t'appelle Said. Radio 2, Italie, QRP, Radio 2, Italie, Said. Avanti Graziano, avanti, tutto bene Graziano. Ok, très bien, je suis in le jardin. Vous êtes in video. Donnez-moi le tuo indicatif complètement, le tuo indicatif, s'il vous plaît. Sì, sì, Graziano, salute a chi 22 Romeo Charlie 102. Segnala chiesa 5-5 a Graziano, 5-5. Tutto bene, Graziano? Sì, très bien, tutto bene, Said. La tua nazionalità per lo video, s'il vous plaît. Donnez-moi la tua nazionalità per lo video. Per lo video, Said, avance. Dai, Said, mi dica che sei della Guyana. Said, donnez-moi la tua nazionalità, Said, per lo video. La tua nazionalità, Said. Sì, Graziano, salute, 22 Romeo Charlie 102, Said di Guyana Francese, primo Radio 2 Italia, Graziano, 5355, ok? Salute, Graziano, buon finale di settimana, un abbraccio, grazie. Très joli, c'est content, je suis très joli, au revoir, à la prochaine fois, bientôt, ça va être très bien. Ciao, Graziano, un abbraccio, on va y vivre, et on va y dans ma commentaire ici, dans le site, ici, gruppo di... Digli che Graziano corre per il prato. Ok, grazie, Graziano, ciao, un abbraccio, grazie.